Allora, stasera, come promesso, vi faccio vedere qualche immagine tratta da questo libro, che fa parte, come dicevo, di una serie di tre libri che ho preso, ho trovato alle bancarelle dell'usato e praticamente erano una serie, però in realtà io ho trovato solo tre volumi, mi pare che fossero appunto 10 volumi pubblicati, che appunto sono dedicati comunque alla storia dell'arte e dell'antichità, come vedete qui, arte e Egea. Allora, direi appunto di farvi vedere giusto qualche immagine di statuetta, perché sono immagini che solitamente è raro da trovare sui libri di scuola, perché in realtà i libri di scuola tendono a prediligere comunque una storia dell'arte da un punto di vista maschile, quindi in realtà non credo neanche che appunto siano citati. Parlo proprio dei libri di storia o comunque di storia dell'arte disponibili nelle scuole medie. O comunque anche penso ai licei, dove praticamente trovare comunque riportate degli stralci o comunque delle ipotesi, ad esempio di storiche donne, di archeologhe donne o anche ad esempio di Maria Jacinvutas, praticamente penso che sia appunto molto raro se non impossibile, quindi bisogna appunto essere noi a fare informazione un po' dal basso. Sfruttando comunque una piattaforma come YouTube. Quindi adesso vi farò vedere dalla preistoria Egea, cioè l'età della pietra, il calcolitico, il bronzo antico. Vi faccio giusto vedere qualcosina. Poi ovviamente l'argomento lo riprenderò anche con altre fonti. Allora, come vedete, queste sono le prime forme di scultura, di statuette che noi abbiamo nell'area dell'Egeo. Come vedete, sono praticamente figure femminili. Vedete che questa si tocca il seno, poi similmente ad esempio alle immagini che vi facevo vedere della Persia o comunque anche di altre zone, soprattutto dell'area semita, in realtà erano molto comuni queste statuette femminili che praticamente si toccavano il seno. Ve le faccio vedere anche da più da vicino se riesco. Allora, questa ad esempio, la statuetta della donna che si tocca il seno, è Arte neolitica tessalica, pensate un po', eh? Mentre anche le altre due sono arte neolitica tessalica e arte minoica. Le rinquadro così potete vederle anche meglio. Come vedete, qui sono statuette femminili e sono appunto le prime tracce che noi abbiamo di questa zona dell'Egeo. Ve ne faccio vedere altre. Allora, questa è sempre arte calcolitica, anzi arte neolitica tessalica, statuetta, anche questa è una statuetta, sono statuette, questa è una statuetta che appunto sembra femminile, come vedete poi è decorata anche con delle linee a spirale. Altra statuetta. Anche questa, come vedete, è una donna incinta, una Venere steatopigia. Questa è della zona arte tessalica, della Tessaglia. Pensate che è del fine del quarto millennio. Poi, ovviamente, qui c'è tutta la descrizione del calcolitico, il bronzo antico, però penso che queste cose le farò comunque uscire per PDF. Quindi, piuttosto che leggervele qui adesso, sappiate che le farò uscire per PDF. Queste sono altri esemplari di arte cipriota, siamo nel periodo tra il 2500 e il 2000. Anche questa effettivamente potrebbe sembrare una figura femminile, forse nell'atto di partorire. Poi vi faccio vedere anche qualche esempio di immagine zoomorfa, quindi con l'arte rappresentante gli animali. Questo ad esempio è un vaso a forma di orso dell'arte cicladica. E poi nell'altra pagina abbiamo un disco del terzo millennio. Come vedete qui, allora quello è l'orso. E poi questo disco che praticamente dentro è tutto decorato con queste incisioni.
Tra l'altro l'orso, avevo fatto anche un video dedicato all'orso. L'orso non a caso era associato alle dee, eh? Era associato anche alla primigenia Artemide. Vi faccio vedere altre statuette femminili, queste ad esempio sempre arte minoica, del periodo che va dal 2500 al 2000, arte minoica e arte cicladica. Come vedete c'è sempre questo gesto del toccare il seno, del toccarsi il seno. Probabilmente si potrebbe addirittura pensare che potrebbe addirittura essere stato uno dei primi gesti sacri rituali della storia dell'umanità, eh. Queste sono sempre altre statuette. Vedete che questa forma qui ricorda molto le statuette che avevo fatto vedere l'altra volta della zona persiana? Avevamo visto appunto l'antica Persia, avevamo visto il Luristan, avevo fatto proprio vedere delle statuette che avevano questa forma qui, eh. Queste sono arte cicladica del periodo che va dal 2000 in poi. Altre statuette femminili. Sempre con questo gesto del tenere le braccia vicino al seno, vedete? Ecco, però ovviamente quando si fa storia della Grecia nelle scuole, ovviamente queste cose non ve le fanno mai vedere. Perché quando si studia la Grecia si studiano sempre le stesse cose, si studia sempre Pericle, si studia sempre Aristotele, insomma, sempre le solite cose. Io adesso non dico che non bisogna studiare anche i filosofi, diciamo, dell'antichità, però dico che bisognerebbe almeno integrare con un po' di cose. Anche femminili e soprattutto se comunque si studiano filosofi maschili di far presente a chiare lettere che questi filosofi maschili erano anche misogini e non trattarli coi guanti di velluto come solitamente si trattano. Come vedete, queste sono tutte statuette femminili e anche qui la posa è simile, sempre con le braccia vicino al seno. Probabilmente questo, ripeto, potremmo addirittura pensare che fosse uno dei primi gesti proprio anche di quasi rituali, proprio pensati dalla storia, dalla mente umana. Queste sono arte ciclatica della zona tra Naxos, Amorgo e Siro, risalenti praticamente al 2000. Qui abbiamo sempre altre statuette. Il gesto è sempre lo stesso, vedete? Allora, diciamo che queste statuette qui sono più hanno forme meno, cioè più delineate, più morbide, diciamo più tondeggianti, mentre queste qui invece sono molto più squadrate, come vedete, hanno praticamente delle spalle che ricordano quasi dei quadrati, però come vedete il gesto è simile, praticamente è uguale per tutte le statuette. E questa è sempre arte cicladica, il periodo è sempre il 2000. Ecco, vi faccio vedere. Anche qui una delle prime rappresentazioni animalesche, questi sono diciamo, gli animali con le corna, probabilmente dei tori. Avevamo visto appunto che nell'arte persiana anche lì erano praticamente rappresentati degli animali con le corna. Anche perché poi come avevo fatto uscire, in, avevo fatto, scri avevo scritto in un mio PDF. In realtà le prime forme di rappresentazione scultorea, anche sacra, che noi abbiamo, rappresentano proprio degli animali con le corna, sovente accompagnati proprio da una figura femminile. Le corna, infatti, agli inizi, erano un simbolo, femminile.
sono stati poi associati agli dèi, solitamente agli dèi della tempesta, fino a quando poi il cristianesimo praticamente ha preso quel simbolo delle corna e li ha praticamente associati ai demoni, poi secondo l'idea appunto che poi è rimasta direi tutt'oggi, perché in realtà le persone quando pensano ai demoni li pensano sempre con le corna, non a caso, perché in realtà quella è stata una forma di, diciamo, di pervertimento, di diffamazione che il cristianesimo ha messo in atto nei confronti della simbologia pagana, perché in realtà il simbolismo delle corna è un simbolismo pagano, è politeista. Prima appunto erano associati queste corna erano associate alle dee, cioè noi abbiamo immagini spesso in terra semita, ma anche è capitato di trovarle anche ad esempio in Africa. Noi abbiamo proprio immagini di statuette, o anche ad esempio in Francia addirittura, quindi un po' tutta la zona lì tra i Celti e i Galli. Noi abbiamo proprio degli esempi di figurine femminili che hanno praticamente queste cornine in testa, cornine che rappresentano un po' il crescente lunare, la falce di luna, perché appunto se voi prendete la falce di luna e la rivoltate, la forma ricorda appunto un paio di corna. Peraltro poi la stessa immagine noi la ritroviamo anche nelle dee Hindu, ad esempio Varai, per dire, la dea cinghialessa guerriera, lei porta proprio il crescente lunare, o anche Lalita, per dire. Sono tutte dee che in testa portano la mezzaluna, e la mezzaluna appunto ricorda un paio di corna. Poi c'è stato questo passaggio dove le corna sono state messe anche agli dei maschili, solitamente agli dei maschili del tuono o comunque della pioggia, molto probabilmente anche con un senso fecondativo, perché come peraltro dimostrava Mircea Eliade in Trattato di Storia delle Religioni, gli dei maschili del tuono, comunque della pioggia o del lampo o della tempesta, avevano spesso delle valenze anche fecondatrici, perché comunque si associava l'acqua poi al discorso del seme maschile, quindi un po' a queste proprietà spermatiche. E poi di conseguenza con l'arrivo del cristianesimo il simbolismo ovviamente è stato pervertito e quindi di fatto poi i cristiani hanno semplicemente preso l'immagine degli dei pagani e l'hanno usata per dare forma, per dare immagini a quello che loro chiamano demoni. Queste sono sempre altre statuette. Questi sono sempre altri esempi di arte. Qua c'è addirittura sempre questa forma animalesca. Sembrerebbero quasi delle scimmie, sì, sono scimmie sedute. Tra l'altro è interessante perché in realtà nell'arte africana noi abbiamo degli esempi di scimmie, anche ad esempio di divinità a forma di scimmia. E non è un caso perché anche nell'induismo abbiamo un dio scimmia che è Hanuman, se non ricordo male. Quindi è un po' interessante anche questo discorso del rappresentare la scimmia nella scultura o comunque nella mitologia. Questa è sempre un'altra statuetta femminile, come vedete, questa forma sempre quasi a imbuto, diciamo così, che comunque doveva suggerire quest'idea di fertilità. Questo è un vaso a forma di busto femminile, sempre il periodo del 2200 al 2000, è arte minoica. Allora direi, facciamo così, per il momento mi fermo qui, le prossime serate vediamo anche il resto dei capitoli, nel senso che adesso vi ho fatto vedere le immagini più belle del periodo. Della prima parte del periodo delle arti preelleniche, delle arti micenee. Quindi praticamente le civiltà preelleniche e il periodo appunto, come abbiamo detto, dal 2000 a livello di datazione, quel periodo che appunto va dal terzo millennio e comunque del periodo del neolitico antico, quindi arte neolitica tessalica.
Nelle prossime serate invece vediamo i capitoli successivi, quindi praticamente vediamo dal bronzo medio fino a Creta. Vi farò vedere sempre altre immagini. Allora, direi appunto di concluderlo qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Ribadisco che appena avrò un po' di tempo faccio comunque uscire le notizie più utili. Cioè praticamente tutto il commento, diciamo, archeologico, lo faccio comunque uscire in PDF, quindi poi se qualcuno fosse interessato mi potrà richiedere il testo scritto. Ovviamente farò uscire anche le immagini, nel senso che domani le fotografo e le faccio uscire anche per PDF, così poi appunto in realtà potrete, a parte che credo che comunque le troviate anche su Google Images, però nel caso qualcuno comunque, a qualcuno comunque servissero, io poi le passo volentieri. Allora, ringrazio le persone che hanno ascoltato il video, spero vi sia piaciuto e allora vi do appuntamento alle prossime serate dove vedremo anche tutti i successivi periodi della storia dell'arte dell'Egeo.